come va? Accendi sta merda, forza, dai. Ma non ci posso credere, cioè, ma ti rendi conto che funziona meglio l'apparecchiatura di merda che c'ho qua a Miami di tutta l'astronave del cazzo che avete lì a Milano? Semplicemente non funzionava il nostro microfono. 8 secondi, ma cosa sarà mai? Siamo mica in radio. Ma non serve a niente. Poi smettila di vantarti di essere a Miami, sei solo in uno studio da un'altra parte. Ascolta, non è che sei a Miami, sei in una stanza, però da un'altra parte. Ascolta, tu sai che io conduco una vita invidiabile. Cioè, fra te e Silvio Pelli come la giocate, cazzo? Allora, io praticamente sono atterrato verso le 2:30 del pomeriggio, alle 2:45 ero già in radio montare il cinema. Ricordiamo che Mazzoli non è salito con le sue gambe in aereo, un muletto l'ha caricato insieme alla sedia, alla scrivania e il computer. Esatto. E l'hanno riscaricato a Miami e portato come le bare. Viaggia dentro un container come gli yacht. Vabbè, ricordiamo che la cosa più importante è che non vede sua moglie da mesi oramai. Vabbè, ma ormai, ragazzi, il cazzo a me serve solo per pisciare, ricordiamo. Cioè, ormai è un accessorio giusto per scaricare dei liquidi, ma per il resto non mi serve a nulla. Marco, ti do un consiglio. Il cazzo è un ottimo pettine. Praticamente non hai un cazzo, è uno sgocciolatoio, una grondaia. Cioè, tu puoi usare il cazzo per farti i boccoli, se vuoi magari una pettinatura un po' diversa. Capito? Senti, non tocchiamo l'argomento capelli, per favore, perché. No, veramente, cos'hai in testa oggi? No, non lo so che cazzo c'è. Hai Palm Beach. Mi sono svegliato alle 4:45, tipo preso malissimo, dico porca puttana sono in ritardo, poi dico ma aspetta, è già fuori, è buio. Il mio gatto mi guardava per dire dove cazzo vai, cazzo fai, scemo. Che c'hai i capelli di Lucia Annunziata, questo. Ma tua madre quella bastarda. Mia madre pelata. Forse anche, non è pelata, mia madre è piena di capelli, un po' bianchi, ma sai, c'ha la parrucca, dai, lo sanno tutti che tua madre è calma. Vabbè, dopo la chiacchierata col gatto. No, basta, io ho fatto quello. Cioè, allora, il mio arrivo è stato correre in radio a sistemare i danni fatti dal cubano di merda. Poi dopo sono andato a casa, ho dato da mangiare al gatto che mi ha accolto sicuramente molto meglio di mia moglie. Poi niente, ho guardato due robe, sistemato, sono tornato in radio e via così, basta. Cazzo devo fare, ragazzi? Senti, scusa Marco, ma essendo tu un possidente, diciamo, sei una persona abbiente, capito? Cioè, sei dotato comunque sia di liquidità sia di depositi bancari in altri paesi irraggiungibili solo in aereo. Fermo, a proposito, dobbiamo dire questa roba importante, ragazzi. State molto attenti, perché l'Europa sta facendo dei cazzo di casini, soprattutto per colpa della Grecia, di cui parleremo dopo. Sì. Allora, è appena passata, si chiama il bail-in, e l'ok arriva dalla Camera. Io ve lo dico e ve l'ho già detto un milione di volte. Allora, questa è la nuova legge, che se la banca dovesse fallire, la banca nella quale avete i vostri quattro spiccioli, hanno deciso che pagano i correntisti. In Italia sarà obbligatorio il prelievo forzoso. Questo vuol dire che se la vostra banca dovesse per sbaglio defaultare, lo prendete in culo voi, non risponde nessuna assicurazione, vi ciucciano tutti i soldi che avete sul conto. Ecco. Allora, visto quello che sta accadendo in Grecia, io fossi in voi, anche se avete 1.000 euro, me li ficcherei sotto il materasso, perché questi te li inculano. Ve lo dico oggi, che è il, cos'è oggi? Il 6 luglio, 7 luglio, che cazzo? 6 luglio. Mi raccomando, ascoltate un coglione, ecco, però... ficcateveli sotto il materasso. Marco, il problema è che con quei 1.000 euro ci dobbiamo comprare il materasso prima di tutto. Quindi una volta comprato quello abbiamo già esaurito il credito. Allora avete capito, cari amici, i topi di appartamento, quindi da ora in poi andate diretti verso il materasso. Basta andare a raspare nelle cassaforti, andate sotto i letti. Paolo, non fare la merda. Senti, ma noi parliamo di ricchezza, ma c'è uno qua che è di ricchezza. Se ne intende. Vieni qua, caro coglione. Vieni qua. Bastardo. Senti, a proposito di ricchezza, caro Luca Alba, volevo sapere quei 50 euro che ti ho dato, che fine hanno fatto? Allora Marco, lui sta facendo un referendum come la Grecia per decidere se ridarteli o no. Quindi, come che fine hanno fatto? Marco, cosa stai dicendo? Ho fatto 40 euro di benzina, il casello, a posto. Ma chi? Mia moglie mi ha detto che c'era la spia della riserva accesa. Ha detto una bugia, Stefania, stai dicendo bugie. Tra l'altro abbiamo fatto anche 20 euro sabato. Ho lavato la macchina, ho stirato le camicie, sì. C'era una piastrella che cadeva, l'ho messa a posto, altro. Ma scusa, se sei milionario, che cazzo è? Voglio dire, sei milionario, perché fai il fattorino dello zoo, scusa? Perché... capito, sì, profilo basso. Marco, ma perché Luca indossa una maglietta che ti ho regalato a Jesolo? Bene, mettiamo il TG Ricchezza, signori, che siamo in ritardo. Ma sì, uguale. Ma hai inculato tutto quello che c'era negli armadi. Le notizie degli ambienti, vai. Cos'è?
incredibile. E di stamane la notizia che il Carlino Fefè II della contessina Maddalena di Borghetto della Fava ha ripreso a mangiare le crocchette secche. Erano giorni che la povera bestiola non aveva più una regolarità nelle proprie evacuazioni. Questo aveva allarmato i 7 addetti di origine asiatica, atti al benessere del piccolo erede di Fefè I. La contessina non intende rilasciare dichiarazioni in merito perché sta decidendo il colore dei nuovi tendaggi. Fortunatamente un nostro inviato è già presente in loco per fornirci ulteriori aggiornamenti. Meno male. Sei lì? Sì. Si sono spaventati? Chi? Non puoi comprendere. Com'è il giardino della contessina? Se ne frega. Disumano. Fatica e sport. La Federazione Internazionale Burraco ha chiuso le iscrizioni per il circolo del bridge. Gli esclusi hanno già creato una class action attraverso un pool di avvocati, tra cui la Buongiorno e lo studio Sach & Sach di New York, per 34 milioni di dollari di risarcimento. Un nostro inviato è già presente sul posto nella hall dell'hotel Bulgari con in mano dell'uva passa per fornirci ulteriori aggiornamenti. Sei lì? Sì. Povera gente, cosa deve fare pomeriggio? Non puoi comprendere. Sempre quello. Venerdì rovinati. Brutto. È brutto? Disumano. È tutto per oggi. E svogliatezza a tutti. Ma che notiziario! Che augurio è svogliatezza! Con quello che devono sapere i ricchi lo sanno così. Ma vai a fare in culo, andiamo che è tardi, va!